Venerdì 5 giugno si è svolta presso la sala conferenze della ditta Bonino di Valdengo la presentazione del trofeo Squillario, gara per la categoria allievi che si disputerà il prossimo 14 giugno a Piatto. Sono intervenuti alla serata il presidente del Veloclub Piatto, Massimo Quaglia, il sindaco di Piatto, Enzo Giacomini, il delegato provinciale del CONI, Anna Zumaglini, Enrico Trivellato, direttore di gara, e Luca Botta, principale organizzatore assieme alla papà Giampaolo di questa bella manifestazione. Ma andiamo a sentire le interviste che ha realizzato Fabio Marzaglia. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione del 66° trofeo Squillario. Siamo qui con il delegato provinciale del CONI di Biella, la professoressa Anna Zumaglini. Ha potuto scoprire qualcosa in più sul trofeo Squillario questa sera? Sicuramente sì. È da poco tempo che sono partita per questa nuova avventura all'interno del CONI e quindi sono veramente molte le cose che devo scoprire, al di là di quello che si può leggere sui giornali. Cerco sempre di essere presente a manifestazioni come questa perché mi danno modo di conoscere più da vicino quelle che sono le realtà e quindi capire meglio, conoscere meglio tutto il territorio. Questa sera in modo particolare sono rimasta colpita da questo clima di cooperazione. È stata pronunciata più volte la parola amicizia e quindi vuol dire che ci sono ancora oggi delle situazioni dove i valori dello sport, come quelli dell'unione e dell'amicizia, non solo vengono detti, ma come diceva qualcuno, a me piace fare e in effetti vengono assolutamente messi in pratica. Questa è la cosa più apprezzabile che posso considerare sulla serata. Bene, grazie allora ad Anna Zumaglini a cui rinnoviamo l'invito per il 14. In bocca al lupo per tutto e buon lavoro soprattutto. Grazie. Allora, in conferenza stampa abbiamo parlato e detto degli iscritti a questo 66° trofeo Squillario, ce l'ha raccontato bene Luca Botta, io ho definito uno dei Deus ex machina della manifestazione. Così è, cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista dei partecipanti, Luca? Ma guarda Fabio, dal punto di vista dei partecipanti sicuramente ci dobbiamo aspettare e ci aspettiamo una grandissima partecipazione qualificata con dei ragazzi che hanno voglia di combattere, di correre, si confronteranno da tutta Italia, verranno anche da fuori dall'Italia per dar vita a una 60ª edizione che pensiamo che sia, no, non diciamo la stellare perché è da esaltati, però sarà sicuramente esaltante in realtà vedere la battaglia che si daranno questi ragazzi. Ci sono corridori che provengono dal ranking italiano, i migliori in classifica, quindi ci aspettiamo veramente una bella partecipazione e una gran bella corsa. Bene, allora non resta che attendere il 14 giugno e capire se magari sarà la volta di un corridore straniero, visto che Piatto continua ad essere una delle pochissime gare in Italia per la categoria allievi aperta alle squadre straniere. Sì, in realtà noi lo sogniamo da qualche anno avere un vincitore che arrivi da fuori Italia. Non perché un corridore italiano svilisca la manifestazione, anzi, però avere un nome straniero ci piacerebbe in modo particolare, a suggello di quanto si è riuscito ad organizzare nel corso degli anni. Anche quest'anno la direzione di corsa del trofeo Squillario sarà affidata a Enrico Trivellato, che è qui con noi al termine della conferenza stampa di presentazione. Allora Enrico, che corsa dobbiamo attenderci domenica 14 giugno? Si torna alla gara in linea, 84 km, ovviamente esigenti. Sì, e comunque no, voglio solo ricordare che insieme a me ci sarà il signor Marietta di Borgosesia e la signora Paola Lietta di Gravellona che mi danno una grandissima mano per fare questa gara. La gara ritorna interamente sul circuito del 99 dei campionati italiani. Praticamente sono 6 giri del classico Quaregna, dove ci sarà la partenza ufficiale, Cerreto Castello, Valdengo con l'attraversamento di tutto il paese e dove inizierà anche la salita che poi ci porterà a Piatto.
per poi andare a scollinare nello strappo di Masere sul comune di Bioglio e poi al Gran Premio della Montagna di Valle San Nicolao. E poi naturalmente la discesa che ci riporterà a Quaregna, ecco, è un percorso praticamente molto selettivo. Tanto per dire, mi ricordo Miro Panizza quando lo venne a vedere per i campionati italiani, lui allora era il CT della Lombardia ed era entusiasta perché diceva questo è un percorso per corridori veri, che e infatti noi abbiamo visto poi in questi anni che succedersi dei bei nomi, anche se quel giorno lì saranno ancora tutti sconosciuti perché sono ragazzi giovani di 15-16 anni, ma che dopo qualche anno faranno parlare sicuramente di sé. Insomma, probabilmente ci accorgeremo tra qualche anno del calibro del vincitore anche di quest'anno. Tanto per dire, perché la gente vuole sapere magari di nomi un po' famosi, tanto per dire un vincitore di piatto è stato Felline, è stato Mattia Pozzo, sono stati vari corridori che hanno avuto successo a livello poi professionistico. Allora vediamo cosa ci riserverà la 66esima edizione, come abbiamo detto prima, con Enrico Trivellato nell'ammiraglia della direzione di corsa. Da Cicli Le Pontia puoi trovare la professionalità e l'esperienza di Giampaolo Cheula. La produzione Le Pontia ha l'obiettivo di assicurare i più elevati standard qualitativi per ogni tipologia di telaio, carbonio, alluminio, acciaio e titanio. Per i clienti più esigenti si possono creare telai con verniciature personalizzate, agevolazioni sui costi per le società ciclistiche. Da Cicli Le Pontia puoi trovare MTB, biciclette da strada anche per i bambini. Inoltre biciclette da ciclocross, da cronometro, pista e molto altro. Tutto questo made in Italy. Vendita online sul sito www.ciclilepontia.it con sede a Crodo in via Circonvallazione numero 15. Giampaolo Cheula ti aspetta.